Ciao, benvenuto. Oggi ti voglio mostrare una piccola routine da affiancare al lavoro sulla verticale. Sia che tu stia eseguendo dei lavori avanzati sulla verticale, come hai appena visto nel video, oppure che tu stia lavorando sulla verticale classica, oppure ancora su una propedeutica. Allora, visto che per lavorare nella verticale è determinante lavorare sulla mobilità, sull'apertura delle spalle, un piccolo lavoro, due piccoli esercizi che puoi eseguire da affiancare appunto al lavoro sugli handstand sono questi qua. Allora, il primo esercizio è un esercizio dove lavoriamo sull'apertura passiva delle spalle, in questo senso. Quindi un esercizio come questo può essere molto d'aiuto. Distendo bene le braccia, ok? Cerco di mantenere la schiena neutra e da qua cerco, mantenendo bene le braccia distese, di forzare bene l'apertura delle spalle. In pratica questo va bene, ma poi ci sono anche altri esercizi, vanno bene tutti quegli esercizi che lavorano, strecciano il dorsale e i pettorali principalmente, che sono i muscoli principalmente coinvolti nel opporsi a questo movimento. Poi subito in parallelo a questi esercizi di mobilità passiva puoi affiancargli degli esercizi di mobilità attiva, dove andiamo a aprire le braccia attivamente grazie alla forza dei muscoli posteriori, come i deltoidi posteriori e il trapezio. Esercizi come questi sono ottimi. Da qua distendo le braccia, mantengo i piedi a terra, fronte a terra, oppure anche esercizi a braccia queste. Chiudo i glutei, ok? Entrambi questi esercizi sono ottimi per lavorare attivamente sull'apertura delle spalle. Bene, io ti consiglio, tra una serie e l'altra del lavoro sulla verticale vero e proprio, di affiancare due esercizietti di questo tipo, quindi di mobilità passiva, di apertura passiva delle spalle, e di mobilità attiva, e ti assicuro che il lavoro sulla verticale o sulla propedeutica chiamata in causa, il lavoro diventa molto più efficace, perché i muscoli che devono essere flessibili, i muscoli che si devono attivare attivamente, quindi trapezio e deltoidi posteriori, ok, rendono l'esecuzione della verticale più agevole e più facilitata, e quindi fai un lavoro su questa skill più efficace. Bene, con questo è tutto, spero di averti dato degli spunti utili. Mi raccomando, seguimi sui miei canali, e da un po' di tempo questa parte mi puoi anche seguire su Snapchat, se vuoi proprio seguirmi in maniera un pochino più particolare nelle mie giornate calistenne. Ti auguro un buon allenamento, ciao!